cake con mela. E buono, ciao. Io invece cemolino. Oggi è una giornata importante. Perché nella fisioterapista? No. Perché ci alleniamo? No. Perché andiamo a vedere una cosa nuova? Sì. Amore, alzati, ci sono le gocciole. Alzati che c'è la pozione magica da prendere. Collagene, vitamina C, via, bom, 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 bom. Questa, amore, è collagene e glicina. Come avevo già spiegato, questa non ti fa invecchiare. Amore, dice a 30 anni. Comunque in questo periodo, non sto scherzando, ci stiamo allenando talmente tanto, talmente bene, che io mi sveglio la mattina, fino alle 2 sto male. Fino alle 2 provo troppi dolori, cioè sono tipo tutto rotto, collo, spalle, schiena, tutto. Che alla felpa che hai? Una cosa. La posso buttare di così. Vai. Secondo me Bulk fa una delle migliori felpe sportive che ci siano. Io l'ho già preso. Ovviamente tutto sempre qua sotto in descrizione, ragazzi, codice Emily. Già lo sai. Poi dopo avremo modo di spiegare tutto quanto, il motivo per cui stiamo andando a cercare casa. Però pensa quando non ci sarà più questo specchio. Fino ad ora abbiamo avuto questa casa, non l'abbiamo lasciata, anche se costa tanto, perché comunque costa tanto come casa, non l'abbiamo lasciata perché abbiamo sempre ospitato qualcuno, una volta Emanuele, una volta Frank, una volta Alessandro. Ora che se ne va Ale, io e Mammy tra poco ci sposiamo. Non avremo più il pensiero di dire, ok, ci serve un'altra stanza per gli ospiti. Cioè, perché quando io ho preso casa, tu non c'eri ancora questa qui. No, esatto. L'ho presa grande perché nella mia testa ospitavo gente a Stecca, gente di Roma, gente qui, gente su, gente che entra, gente che esce. Devo solo questa merda di casa. Citazioni. In questo momento siamo in affitto, io ormai da 3 anni. Sto studiando il terzo anno che sono in questa casa. Pago veramente tanto di affitto. Pago talmente tanto che non ha più senso. Stiamo cercando di prendere un altro affitto molto più economico. Magari un 1.000 euro, 1.200 euro in meno di affitto. Per risparmiare, avere meno spazio inutile. Perché abbiamo tanto spazio inutilizzato in casa. Un terrazzo di 100 metri quadri. Che cacchio ci facciamo? Un attimo del genere, che ci facciamo? E ovviamente la domanda sorge spontanea a tutti: perché non comprate casa? Lo dico proprio in maniera imprenditoriale, cerco di farvelo capire, ma è completamente difficile perché ovviamente chi ha uno stipendio, chi lavora a stipendio, chi non lavora come me, come una SRL, non lo sa, ma noi i soldi in banca per dare anche semplicemente una caparra, i soldi per dare una caparra per una casa, in questo momento che siano 150, 120.000, 100.000, non li ho in banca, io li ho tutti investiti, cioè tutti i miei soldi sono stati investiti. Però allo stesso tempo, se ci facciamo un altro anno, 2 anni di affitto, sappiamo benissimo che tra 2 anni i soldi che stiamo spingendo tornano e torneranno con tanti interessi. Quindi che adesso ci facciamo 50 metri quadri e tra 2 anni ce ne facciamo 200, c'è una bella differenza, quindi meglio resistere ancora un po' in affitto. E poi credo che un altro motivo per cui vogliamo cambiare casa, da parte mia soprattutto, ma credo anche da parte tua, è che ci stiamo per sposare, stiamo per creare un nostro nucleo. Quella casa io sono entrata dopo, quando lui già c'era, Emanuele già c'era, quindi mi sono intromessa, capito? È come se io non la sentissi al 100% mia, non so come dirti. E quindi credo che da parte di entrambi ci sia anche l'esigenza di fare quello step in più e di, appunto, coltivare la coppia, ecco. Allora, abbiamo appena visto la casa, chiaramente non vi ho fatto vedere l'interno perché è una casa privata, ancora i vecchi proprietari abitano lì. Mettiamo le mani avanti con il dire che noi siamo abituati a comunque una casa molto molto grande. Ci facciamo la reggia in confronto. Esatto, molto molto spaziosa, però è anche vero che l'abbiamo sempre utilizzata anche come mezzo di far venire gente, invitare persone, ospitare persone, eccetera eccetera. Qui è molto piccolina. Quanti metri quadri saranno? Il terrazzo è più grande della casa. Sì, è vero, c'è un terrazzo sopra che però è molto molto bello, si può sfruttare bene. Chiaramente è una casa nuova, quindi tutti gli arredamenti, tutte le cose sono nuove, si vede che la palazzina è molto molto bella, il portinaio, insomma è comunque una casa fatta bene. C'è ovviamente il problema del garage, perché è un garage un po' piccolino. Ovviamente, amore, cioè tu ti sei messo, tu sei andato a prendere un pick up di 10 metri. Sei.
cioè è chiaramente un problema per questo appartamento, ma per qualsiasi altra casa che viviamo, cioè abbiamo già visto case in passato, ma cioè ma è per pick up il problema, no? Le quattro moto e la Tesla anche. Niente, casa è bella, cioè è piaciuta, rispetto a come siamo abituati chiaramente è più piccola, anche se è più luxury. Amore, dobbiamo fare decluttering, cioè bisogna vendere un po' di roba. Ora ho deciso che io aprirò Vinted, infatti se Vinted vuole fare ci siamo, e venderemo un botto di roba, anche perché siamo pieni di vestiti e lì in quella casa e in quegli armadi che ho visto non c'entra manco metà della roba che ho. Fesuccia appena fatta, tra l'altro dobbiamo volare anche perché tra pochissimo abbiamo il fisioterapista. Oggi il menù prevederà insalatona e hummus. Insalata, un po' di olio e sale, un po' di frutta, quindi un po' di uva, ovviamente carote, anche un po' di mirtilli e anche una perina. Momento hummus, ceci, io tra l'altro di solito un po' di acquetta gliela lascio sempre, un po' di spezie e poi una chicca che mi ha insegnato Kate, per un po' di yogurt greco per dargli quel senso di morbidezza in più. Concludiamo le nostre insalatone con bacche di gosi, anche queste di bulk, queste sono top sia di gusto sia come proprietà, con un po' di mirtilli secchi, un po' di farina di cocco, un po' di semini di girasole, granellina di nocciole e infine confettura di limone e zenzero. Per terminare il nostro pranzetto, questi qua. Guarda che sono nuovi, curioso. Nuovi. Assaggiamolo. Questi qua, ragazzi, su 60 grammi hanno 240 calorie. Su quant'era? 26 grammi di pro? Sì, hanno tantissime pro, pochissimi carboidrati. 24 grammi di pro su 248 calorie. Carbo circa 4,9 per 2, quindi 10 grammi di carbo. Sono super saporiti. Sono buoni. Con l'hummus, raga, fai proprio un piatto completo, perché questa sono carboidrati e proteine, proteine e fibre e grassi. Qui abbiamo abbondato un po' di fibre oggi, eh. Cioè, diciamo come che sempre, amore, come sempre. Questo per me è un pranzo stellare. È troppo buono, è realmente troppo buono. Grissini con l'hummus, raga, è la mia nuova droga. Mamma mia. In più con il codice mi prendete pure scontati. Oh. Appena tornati anche dal fisioterapista, ho fatto un pochino di mobilità. Chiaramente la gara alle porte, chiaramente non ho risolto la situazione, però almeno mi sono fatta controllare e anche magari post gara avrò modo di trattarmi un pochino più nello specifico. Ormai siamo agli sgoccioli, quindi come ho già detto negli scorsi video devo stringere i denti. Chiaramente mi sono dedicata anche al coaching, voi non l'avete visto, ma quello c'è sempre costante nelle mie giornate. Tra l'altro, vedendo questi video, un sacco di ragazze sono state spinte nel scrivermi e contattarmi. Chiaramente l'altra cosa che non avete visto è che abbiamo chiamato il proprietario di casa di questa casa, appunto gli abbiamo comunicato che molto probabilmente ci sposteremo. È una cosa importante, come ho già detto, cioè sono molto emozionata, perché in generale un conto è magari vivere con il proprio fidanzato dove però ci sono sempre altre persone, un conto è proprio veramente creare il proprio nido, cioè è una cosa comunque molto importante, la convivenza, no? Che io all'inizio mi sono trasferita qui a Milano, non dico che non ho percepito, però è stata un po' anche un boh, non lo so come va, cioè io sono andata un po' anche a scatola chiusa, capito? E ritrovarmi invece io e Joe a scegliere la nostra casa, a scegliere dove staremo, insomma, per un periodo della nostra vita, è bello, è bellissimo. Merendina tattica, qui abbiamo yogurt, farro soffiato, mirtilli e marmellata. Buonissima. Si è fatta sera, io mi sono appena fatta la doccia, alla fine oggi niente workout, anche perché uno, nella programmazione pre-gara ho solamente 4 giorni di allenamento e mi sono portata già avanti con 3. Due, ero molto molto moscia oggi dopo la seduta di fisioterapia. Terza cosa, oggi comunque mi sono mossa, ho fatto il mio cardio la mattina, quindi top. Ma sono qui in queste condizioni terribili non per dirvi questo, ma per dirvi che ho messo su questo impacco di
FGM04, questo non c'entra niente perché questo è quello per il viso, ma ho su esattamente questo programma Adipe. Ovviamente per qualsiasi cosa trovate il link di FGM qua sotto in descrizione. Vi ricordo che su tutto il sito potete acquistare utilizzando il codice Memly. Ma la cosa figa di questo trattamento è che è un trattamento che te puoi fare a casa, facilissimo da utilizzare perché qui è tutto ben spiegato, alla fase 1, alla fase 2 e poi la crema finale. Ed è un trattamento veramente paragonabile a uno che pagherebbe tantissimi soldi in un centro estetico. Invece, come vedete, in un giorno di rest, in un giorno di una coccola, fa veramente al caso vostro. Infatti, giornate come queste per me sono, diciamo, fondamentali fare queste cose. Anche per una questione di liquidi, per far scaricare i muscoli, per far scaricare l'acqua sul corpo, quindi super super consigliato. Che fai? Ti stai chiedendo cosa ci fa più questo coso? Sì. Che stai facendo? Momento spacchettamento? Che giornatina oggi! Che abbiamo 400 pacchetti? Che bello, non vedo l'ora! Tanto raga, vedrete tutto nel video che uscirà poi sul canale di Gio. Momento cenetta! Ormai raga, cioè è inutile che ve lo faccio vedere, tanto stiamo sempre a mangiare insalata, solite cose, oggi polletto con un po' di pan grattato in friggitrice. Io raga sono drogata di insalatone, cioè non ci posso fare niente. Guarda, sinceramente non mi sembra che hai mangiato tanta insalata oggi, sei solo la seconda. Di solito arriviamo anche a 4-5. Ce l'amo. I pacchetti. Andiamo a guarnire con un po' di mirtilli essiccati, un po' di bacche di goji, un po' di cocco tostato, semi di girasole, un po' di miele e anche la nostra confetturina di limone e zenzero che ci stava troppo troppo bene oggi. Per il mio fidanzato anche il polletto con il pan grattato. E te invece? Io no, oggi sono in scarico di pro. Ah, è vero, sei scarico di pro, me lo sono ricordato adesso. Ti amo. Anch'io. Ciao.